Fiocelli Italy, la prima azienda cosmetica certificata come azienda di sviluppo, presenta la nuova collezione autunno-inverno. Lo fa con risplendidi bellezza, la due giorni di formazione al castello di Solfagnano, che come ogni anno coinvolge 300 tra i migliori clienti dell'azienda in Italia e che culmina nella Notte delle Stelle, in cui ad ogni salone di bellezza viene riconosciuta e consegnata la targa simbolo della certificazione Monacelli Quality Salon, che attesta il valore ottenuto attraverso il proprio percorso di crescita, un momento di confronto, di progettualità, di condivisione di valori, ispirazioni e interessi che parte da un concetto nato più di 20 anni fa, quello di cultura della bellezza. Cultura della bellezza è un progetto che parte da molto lontano. Quando più o meno 30 anni fa abbiamo fondato questa azienda e noi, vivendo in un mondo, in un settore che fa arte, abbiamo immaginato che la cultura si può apprendere, si può insegnare, e quindi abbiamo dedicato veramente innumerevoli sforzi a codificare sistemi per poter fare in modo che la bellezza diventasse sempre più oggettiva e non soggettiva. E in questo passaggio è normale che abbiamo dovuto veramente fare ricerche incredibili, dedicare investimenti di tempo, di energie, per poter arrivare ad essere riconosciuti come un'azienda che in effetti ha oltre 30 strumenti codificati per praticamente sviluppare l'azienda, quindi sviluppare i saloni. Siamo l'unica azienda al mondo certificata da DNV come azienda di sviluppo. E questo sviluppo noi l'abbiamo associato alla bellezza, e associando alla bellezza è diventato cultura della bellezza. Risplendi è il massimo momento di energia che c'è, perché si mette un punto sull'anno in corso, ma soprattutto si comincia a prevedere che cosa fare nel prossimo anno, e la collezione è uno strumento per andare verso il prossimo anno. La nuova collezione Monacelli guarda all'arte impressionista, alla pittura di grandi artisti come Monet e Renoir, e in particolare all'acqua, elemento vitale che scinde il mondo esterno e in cui rapidità, morbidezza e dinamicità si sposano in un connubio perfetto con le quattro forme iconiche e i quattro tagli proposti da Monacelli per l'autunno-inverno. Da sempre noi leghiamo le nostre collezioni a un artista. Quest'anno era un movimento. Gli impressionisti li abbiamo scelti perché rappresentano una continuità con il passato e una partenza, cioè un distacco verso il futuro, e soprattutto perché parlano di sensazioni. Le sensazioni nel mondo della bellezza sono importanti, perché le sensazioni positive o le sensazioni belle lasciano ricordi immediati anche nel futuro che possono generare felicità. Gli impressionisti da questo punto di vista lasciano proprio queste impressioni di felicità e che poi durano nel tempo. La cosa bella di quest'anno è che abbiamo girato la collezione in Umbria. Noi oramai da qualche tempo siamo usciti dagli studi e giriamo le nostre collezioni a cielo aperto, e gli impressionisti poi qui giocavano in casa, perché l'en plein air praticamente era il motivo anche del loro grande successo, della loro grande differenza: catturare la luce. E quindi noi siamo andati in questa nostra seconda collezione, cioè questa autunno-inverno, siamo tornati in Umbria a scattare, siamo stati a Scheggino e abbiamo colto la bellezza delle acque umbre, i riflessi delle acque umbre, ma anche i riflessi veramente della cultura umbra. Riflessi, che è il nome di questa collezione, insomma, che prende il via dal movimento dell'acqua, in realtà si lega molto a tutto il lavoro che noi facciamo anche di formazione intorno allo sviluppo del cervello. Cioè noi, insomma, abbiamo teorie molto, molto belle, significative, abbiamo dedicato molto tempo allo sviluppo della persona. L'acqua fa parte mai come oggi della nostra contemporaneità, e nell'acqua c'è tutto, c'è il riflesso che è veramente simile al nostro mondo, c'è un mondo dinamico, pieno di giochi di luce e colore, pieno anche di forme morbide, leggere, eleganti, quindi non potevamo che scegliere l'acqua. C'è una tendenza fortissima che va verso l'ottimismo, e che è il colore,
perché la moda si è sviluppata tanto intorno al nero, ai grigi, ai neutri, ma in un momento storico come questo è opportuno risollevare l'umore, guardare con ottimismo a quello che ci aspetta. Quindi c'è tutto un mondo colore vivacissimo e tanto raso, perché il raso ha un'ottima riflettenza e quindi illumina il viso, dà energia. E poi un'altra tendenza fortissima, che prescinde dal colore, è il comfort. La parola comfort deriva proprio dall'italiano confortare, e il comfort è quello che in maniera proprio liquida, senza avere più nessuna targettizzazione, è un desiderio collettivo. Un colore fortissimo è il cammello, che va a sostituire il grigio, ma non dobbiamo mai pensare al cammello classico dei Loden di una volta. È un cammello molto ragionato e rivisitato, con nuovi pantoni, quindi più vicini al peltro, ai sasso, ai sabbia, e il cammello accoglierà poi il rosso, che cammello e rosso è bellissimo, ma anche il bianco e il nero, che è più sofisticato, ma anche il viola. E poi un altro colore molto interessante è tutta la gamma dei viola, dei lavanda e del colore degli iris. Colori riflettenti, quindi anche metallizzati, anche decorati con paillette. Discreto, rapido, versatile, nasce il colore uomo Monacelli Italy. A risplendidi bellezza la presentazione di due nuance, Natural Dark e Natural Silver, perfettamente integrate nelle famiglie del sistema colore Monacelli Italy per rispondere ad ogni esigenza di bellezza dell'uomo. Monacelli Italy considera l'acqua non solo come fonte di ispirazione, ma anche come una risorsa da tutelare. È per questo che l'azienda si impegna per la sua salvaguardia, a partire dai suoi prodotti. Stiamo parlando della punta diamante della nostra linea, il Cleansing Cream, che è un prodotto che serve per detergere i capelli, quindi gli altri usano shampoo schiumoso e noi utilizziamo un prodotto in crema, altamente detergente, acido e acidificante. Il grande vantaggio di questo prodotto, oltre all'immediata sensazione di pulizia, leggerezza e versatilità appunto del prodotto, è quella che è veramente ecosostenibile, perché si risparmia fino al 70% di acqua, perché c'è un'applicazione al posto, un massaggio, poche gocce per emulsionarlo e poi si usa solo l'acqua del risciacquo. Ma non è solo ecosostenibile per quanto riguarda il consumo d'acqua, ma è anche perché facendo così si ha un notevole risparmio di energia per riscaldare l'acqua, quindi anche in questo siamo ecosostenibili. Anche nel pack I'm Green c'è stata una ricerca per formulare e costruire pack che possono essere ecosostenibili, quindi rispettare l'ambiente, che è un tema che in questo momento deve essere molto molto importante per tutti e quanti. È stato un cammino in certi momenti lungo, però che oggi sta dando frutti importanti, perché con questa filosofia, ecco, è anche accompagnata poi dalla filosofia che abbiamo portato nei nostri prodotti, che sono un ulteriore strumento di sviluppo, e stiamo andando nel mondo, anzi il mondo ci sta cercando per andare da loro. E quindi credo che sia un bel riconoscimento, perché significa che tutte le riflessioni in passato che abbiamo fatto poi hanno anche sì generato dei risultati che sono stati importanti per la gente che ci ha seguito. E questo devo ringraziare tutta la mia squadra, perché io parto sempre con dei progetti che sembrano tante volte impossibili, utopici, però ho sempre intorno a me una squadra che mi dice: beh dai, iniziamo, e non è tanto proviamo, il loro provare vedrà che ce la faremo. E veramente abbiamo realizzato negli anni cose importanti, io per questi li ringrazio, veramente ne vado fiero, una squadra che per cui niente è impossibile. Poi tante volte ci sono delle cose che sono anche impossibili, però noi partiamo sempre da questo, e questa è una caratteristica che veramente io ho cercato all'inizio di trasferire, ma oggi sono loro che mi rimandano indietro con una forza e energia importante,
e questo per me è molto bello. Nessuna azienda può vincere se non ha la spinta forte dei propri collaboratori.